Bilancio delle festività in chiaroscuro per i nostri comprensori sciistici. Se da un lato c'è chi festeggia l'incremento dei turisti sulle piste, dall'altro c'è chi invece sostiene che il resoconto non sia degno di particolari entusiasmi. È il caso di Bormio. Il direttore della società impianti di Bormio, Valeriano Giacomelli, dichiara che nel periodo natalizio gli accessi sulle piste non siano stati sensazionali, purché in aumento rispetto allo scorso anno. Il giorno clou è stato 31 dicembre, complice una bellissima giornata di sole. Poi neve e vento hanno scoraggiato molti sciatori, che hanno preferito accedere alle terme. Stesso copione anche per Santa Caterina Valfurva. L'ultimo giorno dell'anno i pendii della località furvese sono stati presi d'assalto da 3.000 sciatori, ma nei giorni successivi, causa al maltempo, gli accessi sono scemati. Soddisfatti invece i rappresentanti del consorzio turistico degli impianti Valchievennaschi. Era da 3 stagioni che non si registravano numeri importanti, commentano i vertici aziendali, e l'annata attuale è da paragonarsi a quella 2012-2013, una delle migliori in assoluto. L'affluenza è infatti salita del 34% rispetto allo scorso anno e, nonostante il meteo poco favorevole, durante le festività gli impianti non hanno subito alcun arresto, garantendo a turisti ed appassionati la possibilità di sciare su qualsiasi tracciato. Ritornando in Alta Valle, dati positivi anche per il comprensorio di Livigno. Nonostante i dati ufficiali siano disponibili solo dal 20 gennaio, il numero degli ingressi sulle piste è superiore rispetto all'annata trascorsa. Soddisfazione metà per gli albergatori. Nonostante l'aumento delle presenze, a differenza degli anni passati, il turismo si è assestato sullo stile mordi e fuggi. Il trend dall'Alta Valle alla Valchiavenna non è più di un'intera settimana, ma si è ridotto a 3 o al massimo 4 giorni. In Valmalenco, oltre alla conferma di questa tendenza, si è delineato anche un incremento del turismo giovanile. Buona anche la presenza delle famiglie, ha rivelato il direttore Roberto Pinna, che come sempre sfruttano le festività per trascorrere qualche giorno sulla neve. Dal 20 dicembre fino al 6 gennaio la presenza di turisti negli alberghi è stata discreta, commenta il presidente di Federalberghi Sondrio Roberto Galli, specialmente se raffrontata negli ultimi 2 anni. Rispetto alle stagioni passate si è dunque lavorato bene, soprattutto con turisti italiani. Siamo soddisfatti, ha concluso Galli, ora la stagione è pronta a partire.